Taverna, Gabriele, sicuramente si era fermato per qualche ragguaglio tecnico. È uno scontro molto... Avete visto molto, la potenza fisica di Anton Mayer che con un urlo da Maori era partito all'attacco, la conquista della palla, poi non è riuscito a catturare il possesso palla per la sua squadra. Ecco, molto più aggressiva adesso il Monaco rispetto al primo tempo. Siamo aggressivi per su ogni canoista, c'è subito un avversario che cerca di contrastarlo. Comunque ora il Milano ha perso un'occasione per andare a rete, tirare a rete, si avvicina alla porta, tiro, colpisce la palla deviata. E conquista la palla Anton Mayer, attenzione, è da solo, non ha i compagni in appoggio, riesce a servire il numero 2. Io scusa, era il numero 3, Russo Stefano, che ha servito Anton Mayer. Per il numero 6 del PIN, Mayer di nuovo, c'è un varco, tira una legnata di quelle veramente formidabili, respinta prontamente dall'idroscalo. Possesso di palla per il Monaco con Benedictor che capovolge il fronte sulla sinistra. E del P con una numero 3 Russo Stefano. Candela, riprendita, dai Orso, dai Orso, ancora un altro tiro abbastanza angolato di Benedict Ott, che però coglie la traversa superiore della porta. Niente da fare ancora per il Monaco, ma abbiamo visto una certa aggressività, probabilmente avranno pensato bene di spendere tutte le energie possibili per questi ultimi 10 minuti. Ecco, come si è visto già da metà campo, sono molto aggressivi, molto vicino alle canoe degli avversari, cercano di contrastarli, però una grande, grandissima parata di Delpin, giocatore in prestito del Canoa San Giorgio, che già nella sua squadra aveva dimostrato abili qualità di portiere, no? Sì, Orsino riesce a trovare libero Curti che cerca il tiro, però vede libero sulle pagaie di Di Maria, il suo tiro è deviato nuovamente sul fondo. Ennesimo angolo da parte della squadra dell'Idroscalo di Milano. Ricordiamo in Serie A c'è la massima categoria di canoapolo. Ora vediamo grande bagarre in centro vasca, un eschimo da parte dell'11, un tiro e nuovamente... E para ancora il Monaco. Grande bagarre per la riconquista di questo pallone che potrebbe essere... Riesce a servire indietro a Delpin, che a sua volta serve il numero 13, Benedito in posizione centrale. Tenta un passaggio impossibile al numero 3 Stefano Russo, che però era già marcato da due giocatori, era un passaggio, dicevo, comunque un bel intervento di Orsino che fa partire i suoi compagni. C'è un fallo da parte del numero 1 Zabo, Orsino e Curti, una... Mayer ancora in pressione tutto campo, con questa palla di potenza riesce a tirarsi fuori dalla marcatura stretta di due giocatori. Bellissimo questo momento della finale, attenzione, il Monaco tenta disperatamente il pareggio e conquista di nuovo. Bella partita. Qui veramente stiamo vedendo un buon gioco. Rimpi che non ci sono più visti in tutti questi due giorni, energie questo è vero. Proprio per questa partita. È vero, però pensa Livio che giocare 5 partite in un giorno come ieri per alcune squadre è stato abbastanza pesante, quindi probabilmente qualche calcolo l'hanno fatto sulle energie da spendere, come dicevo prima, anche il Monaco ha riservato probabilmente per questi ultimi 10 minuti. Che ormai sono meno di 10. Quanti sono, Giorgio? 2 5 minuti, quindi 5 e mezzo, se ne sono andata già metà. Monaco deve trovare in tutti. Sarebbe ancora più vivace la partita se il Monaco riuscisse a pareggiare.
delle belle. Fermo il cronometro per non lasciar scorrere inutilmente il tempo mentre viene recuperato il pallone dal fondo del fiume. Marcatura avanzata di Stefano Russo che cerca di tenere pressione all'attacco dell'idroscalo. Trova un varco in centro, il numero... Si alza la difesa del Monaco. Ribattuta di Maier. Ribattuta di Pagaia. Russo tenta ancora il pressing. Fino non si fa sorprendere e fa ripartire il suo poi. Il Monaco deve andare a prendere la palla perché chiaramente a questo punto l'idroscalo cercherà di fare possesso palla e far scorrere il cronometro. Il Monaco deve andare a prendere la palla. Di Maria sta cercando il suo compagno più libero, si avvicina e il tiro è ribattuto e la difesa del Monaco può ritornare. 4 minuti e 20 ancora, attenzione, attenzione Russo, il numero 3 trova il passaggio nell'angolo e un tiro anche molto marcato dalla difesa, difficile da passare per raggiungere lo specchio della porta, però guadagna il possesso palla ancora il Monaco, riesce a servire il numero 13 Benedetto. Ben due Pagaia la difesa di questa porta, estremamente importante ogni azione adesso. Sarà cronometro fermo, cronometro fermo, circa 4 minuti dalla fine. Rimessa dal fondo! Già si riparte, da Boscolo, si mette in moto l'azione, già la squadra di Monaco che comincia a diventare aggressiva, il numero 2 Punti cerca un tiro ribattuto nuovamente Orsino, Orsino che ritorna a far ragionare la squadra. Ora Curti in una buona posizione ma invece desiste e cerca di tergiversare, trovare il momento ideale per il tiro in porta. Milano in questo momento approfitta di una specie di calo di tensione ed è una rete, Orsino ha ribattuto, ha trovato il momento opportuno per riuscire a recuperare un pallone ribattuto dalla difesa, 3-1, ritorna rabbiosamente avanti il Monaco, vede di botte e la difesa però si salva per miracolo e riparte la squadra di Milano dell'idroscalo. Boscolo studia, guarda, come abbiamo visto prima, con molta pazienza bisogna giocare e ragionare per capire poi il punto debole e andare al tiro sicuro. Però Monaco ribatte, lungo passaggio per il numero 1 che ha un metro dalla porta. Una rete quasi fatta, peccato. Peccato questo. Poteva riaprirsi l'incontro. Ha tentato un tocco, anche un gesto, diciamo pure tecnico. Molto elevato, Zavo, di voler accompagnare la palla con la pagaia all'interno della porta, un po' con il vecchio stile della canoa polo, però niente da fare. Di Maria, vediamo di nuovo, possesso palla per il Monaco. Russo tiro dall'impossibile, per un pelo. Un po' di forza, un po' di palla. Troppa fretta nel Monaco nel voler andare a realizzare, mancano un minuto e 40 secondi circa. Abbiamo 60 secondi a tiro! Sotto di due gol. Comincia una delle ultime due azioni, c'è un fallo fischiato all'attacco del Monaco. Fermo il cronometro. C'è un cartellino verde.
alcuni giocatori non avevano visto il... Ricordiamo che il primo vincitore di questo torneo dello scorso anno è stato la Canoa San Giorgio, che quest'anno invece è si è classificata al quinto posto. Nuovamente il Monaco cerca in qualche modo, in modo disperato, il partito 3-1 risultato fino a questo momento. Il tempo non è fermo, perciò con grande celerità si va a recupero del pallone e rimettono nuovamente in gioco. C'è grande magari in mezzo alla piscina vicino alla porta per il libero, ecco l'1 tira la palla deviata sulla traversa e il libero recupera e torna nuovamente in possesso del pallone. Un po' di sfortuna anche per il Monaco in questo caso, che come il numero 1 Zabo era andato vicino un'altra volta la segnatura. 20 secondi ragazzi, con ricordiamo che un minuto di tempo per organizzare l'azione di tiro. 20 secondi dal cronometro principale. La partita si può dire è corta, alle battute conclusive. Il tiro da lontano, ecco, fate grande battaglia per... Ed è finita la vittoria per l'Idroscalo A, che batte per 3-1 la squadra di Monaco, le reti per il...